Allora, intanto c'è forse da fare una piccolissima premessa, che uno dei problemi di internet, e dobbiamo, come dire, ammetterlo noi che abbiamo le mani nel cofano della macchina, come diceva Arco, è che a volte si usa un linguaggio che non è comprensibile, è nuovo, e quindi come minimo è sempre nuovo e difficile da capire. No? Allora, Web 2.0, che cos'è? È un'opportunità che la tecnologia ha offerto sempre alle persone da, diciamo, un paio d'anni a questa parte, che internet ha molti più anni, che mette le persone ancora più nelle condizioni di essere protagonisti al centro di qualunque tipo di processo di comunicazione, ma anche di produzione di informazioni o di utilizzo di una serie di servizi che prima non esistevano o era molto più difficile avere o costoso. Un altro degli elementi di internet è la gratuità. E qui apro solo una parentesi, prima di dimenticarmi di sottolineare il fatto che l'atteggiamento che tutti noi abbiamo nei confronti della pubblicità è quantomeno critico. Poi può essere critica costruttiva o non costruttiva, ma critica è, no? Però pensate che internet e tutto quello che offre oggi la rete, i contenuti, le applicazioni Web 2.0, è nella gran parte dei casi grazie al fatto che ci sono degli investitori pubblicitari che pagano le campagne pubblicitarie, quali investono in rete, che sostengono dal punto di vista economico gli editori e le aziende che comunque fanno investimenti in rete. Quindi è molto importante, perché a volte non si sente dire: ah, questa pubblicità su internet, uffa, sono invaso da pubblicità. Tra l'altro, voglio dire, anche sugli altri mezzi mi sembra che sia un volto diverso, no? Però attenzione, perché l'informazione online, quella che noi oggi possiamo chiamare la società della conoscenza, che è nata anche grazie a internet, offre la conoscenza gratuita. Allora, la pubblicità è il fondamento, quello che si chiama il business model di internet, quindi è importante riuscire, come dire, ad avere un atteggiamento, lasciatemi dire, di tolleranza, se vogliamo, nel confronto della pubblicità, perché se l'hai già fatta bene questa pubblicità, poi devi diventare coinvolgimento, non tolleranza ovviamente, e che si metta sempre a premettere che quel bene di Dio che abbiamo a disposizione ora, di avere di conoscenza, è stato proprio la pubblicità. E domanda di tutto il mezzo, il rapporto, qual è stato l'approccio delle aziende nei confronti dei social network, cioè di Facebook ad esempio, che è una piattaforma che consente di condividere cose, di mandare messaggi, di aggiornarsi su quello che si sta facendo in quel momento e di mettersi in contatto con una rete pressoché limitata di persone, amici, la maggior parte, per esempio nel caso di Facebook, oppure abbiamo YouTube, che è la piattaforma più conosciuta in questo momento, in cui possono essere caricati dei video, chiunque può caricare video. E quindi parlavamo di multicanalità, di marketing e di pubblicità per le aziende, significa che anche le aziende si sono approcciate, si sono avvicinate a questo nuovo tipo di comunicazione, che sono forme cosiddette non convenzionali di pubblicità. E forse anche chiamarla pubblicità non è mica tanto corretto poi alla fine. È una delle aree più difficili per le aziende. No, un conto è fare uno spot, un banner, no? Una comunicazione, tutte le regole del gioco sono abbastanza chiare, ci sono degli standard e così via. Un conto è entrare in un ambiente dove i veri padroni sono le persone, no? Dentro questi social network, le persone ci vanno in tanto perché si possono parlare, no? E tipicamente è una relazione tra persone. Allora, qual è la scommessa per una? È quella di riuscire a sfruttare un'opportunità così importante, quella di entrare nell'ambito, no, come si diceva prima, della conversazione delle persone, che spesso è anche i prodotti e i servizi, non evidentemente con le logiche tradizionali pubblicitarie, ma mettendosi in una relazione esattamente paritetica, alla pari con le persone. Ecco, Andrea, a questo proposito, ci potresti fare un esempio concreto di come un'azienda entra su Facebook? Quali sono le strategie, i punti di forza, i punti critici anche, e quelli in cui potrebbe incontrare difficoltà, come dicevamo prima, ad esempio,